Non capisco questo baccano, noi ascoltiamo tutti, sarà anche inusuale, ma ci tenevo così. Il ministro dello sviluppo Di Maio difende la scelta di convocare oltre 62 sigle sul tavolo dell'Ilva in corso al Mise. Ma l'incontro vede diserzioni eccellenti come quella del sindaco di Taranto Melucci e di altri primi cittadini di comuni interessati. Presenti invece, oltre ad associazioni ambientali e cittadini, il governatore della Puglia Emiliano e quello della Liguria Totti. Certo, è un tavolo un po' affollato, spero che rapidamente riprenda la configurazione più adatta a una trattativa che deve andare in porto. I rappresentanti di Mittal oggi hanno comunque presentato le proposte migliorative chieste da Di Maio. Si va dall'eliminazione delle fonti di inquinamento attraverso ulteriori misure di tutela ambientale al taglio delle diossine anche oltre il periodo della durata del piano. Nessuna novità invece sull'impatto occupazionale. Nella prima stesura erano previsti circa 4.000 esuberi in una struttura che dà lavoro ad oltre 14.000 persone. Gli impianti sono sempre più pericolosi per i lavoratori, sono state rallentate le prescrizioni e le operazioni ambientali e l'azienda è sempre più in difficoltà perché si sta licenziando nelle ditte dell'indotto.